Buonasera dalla TGR del Friuli Venezia Giulia, sono ancora buoni i dati del contagio, solo 6 nuovi positivi, 30 i guariti, anche se si registrano 2 ulteriori decessi, ma a tenere banco ci sono ancora le tensioni tra il governo e le regioni, 11 presidenti di centrodestra, tra cui Massimiliano Fedriga, hanno scritto all'esecutivo chiedendo di ripartire già da lunedì 18. Ci colleghiamo dunque con Antonio Di Bartolomeo della nostra unità esterna per gli ultimi aggiornamenti. A te, Antonio. Sì, il ministro per le autonomie Francesco Boccia ha consentito alla richiesta dei governatori, quasi tutti di centrodestra, per un incontro urgente domani per stabilire, in modo che si stabiliscano entro mercoledì le linee guida INAIL sui posti, sulla sicurezza dei posti di lavoro. Il presidente della conferenza delle regioni Stefano Bonaccini si confronterà non solo con Boccia ma anche con il premier Giuseppe Conte e con il ministro della salute Roberto Speranza. Il governo ha messo riaperture a partire dal 18 maggio, riaperture selettive. I governatori firmatari dell'appello non sono disposti ad andare oltre, altrimenti siamo pronti a fare da soli, hanno avvertito. Gli scarsi contagi registrati nelle ultime settimane pongono il Friuli Venezia Giulia in prima fila per una ripartenza di bar, ristoranti, negozi, parrucchieri, centri estetici e altre attività che devono essere ancora ufficialmente individuate. Anche oggi i nuovi contagi sono a singola cifra, 6 casi registrati per un totale di 3.130 infezioni da inizio emergenza, 2 decessi aggiuntivi che portano a 310 il totale delle vittime. Rimangono 3 i pazienti in terapia intensiva, scendono sotto i 100 i ricoverati in altri reparti, 98 per la precisione. Ci sono inoltre 30 guariti in più. I nuovi casi sono 5 a Trieste e 1 a Pordenone. Trieste registra anche una vittima, l'altra è nella provincia di Udine. Proprio a Udine e Comune non ci sono più positivi e questa è la sorpresa positiva di oggi. 148 i guariti, 2 i decessi, una circostanza inaspettata dal momento che si tratta di una città con 100.000 abitanti. Ci sono altri 4 comuni sopra i 10.000 abitanti senza più malati, si tratta di Cervignano, Cividale, Gemona e Tolmezzo che in tutto contano 46 guariti e 3 decessi. Trieste invece registra oltre 600 attuali positivi, numero ancora superiore a quello dei guariti. Tra i comuni con più infetti ci sono Gorizia, Pordenone, Paluzza e Muggia, che con 23 o 24 casi sono comunque molto lontane da Trieste. E sulla questione nave ospedale manca la firma del presidente della regione Massimiliano Fedriga per autorizzare l'azienda sanitaria a chiudere il contratto con GNV per il traghetto che potrà ormeggiare in molo terzo, come stabilito dalla capitaneria di porto, ma ci sono altri aspetti che l'autorità per la sicurezza marittima deve valutare. La capitaneria è ancora in attesa di documentazioni e certificazioni che attestino la conformità del traghetto ad ospitare soggetti deboli, pazienti anziani con mobilità ridotta, che per il codice della navigazione sono a tutti gli effetti dei passeggeri, ha ricordato il comandante della capitaneria di porto, Luca Sancilio. Lucio, la linea a te.